Padre, Figlio dello Spirito Santo, e così sia. Allora, viva Cristo Re, ore 18:08, oggi è terza diretta, però questa è la più speciale, la più importante, con l'amico socio, grande professore Martino Mora, su un argomento che ci tengo molto, che già affrontai praticamente con Rosario Vecchio alcuni mesi fa, però sicuramente Martino saprà spaziare meglio. È un argomento importante che non si sa, perché quello che sta vivendo oggi proprio rientra in quello che parlerà il professore Martino Mora, che poi gli auguro anche il santo onomastico da parte di Crociera Cattolica del tuo amico presidente Grazie. Romani. Domani è San Martino di Tours, il grande San Martino di Tours, cioè vescovo di Poitiers. Grazie. Prego, sulla gnosi e la mentalità massonica, praticamente diffusissimo ormai, molte persone ragionano da massone senza esserlo praticamente. E cosa? Allora, prego, Martì, descrivici questo argomento importante che praticamente la maggior parte delle persone, il 97-98% delle persone, non sa niente. Grazie, Martì, e grazie. Sì, allora diciamo che non sa niente, ma spesso vuole parlare, no? Quindi parla di cose che non sa e che non si. Quindi io non voglio fare lo stesso errore, quindi non parlerò di cose che non so. Non mi metterò a parlare dei gradi massonici, delle iniziazioni e di oscuri misteri che non conosco. Posso dire quello che so, cioè quello che mi sembra evidente della mentalità massonica, basandomi su cose che hanno scritto i massoni, sulle dichiarazioni pubbliche che fanno costantemente i massoni, soprattutto i gran maestri, cioè coloro che sono ai vertici, che hanno un ruolo anche molto, molto importante all'interno della massoneria, su quelle cose che scrivono, sulle cose che dicono, sulle dichiarazioni che fanno, ci si può fare un'idea della loro mentalità, no? Di quali sono le loro mentalità e quali sono le loro idee. Poi, il discorso dell'iniziazione. È un discorso abbastanza difficile da fare. Sicuramente per noi cattolici non può che sembrarci una parodia, no, del battesimo o comunque di un rito di iniziazione di un'altra religione, ma comunque in maniera parodistica. Ma c'è anche chi non massone, sebbene per certi versi affine anche alla mentalità di certi massoni, ma che era non massone come Julius Evola, che sosteneva che a suo parere l'iniziazione massonica aveva un potere effettivo spirituale, ma a giudicare dalle conseguenze, diceva Evola, è un potere nefasto, o si potrebbe pensare che si tratti di un potere nefasto, diceva Evola. Poi noi Evola da cattolici lo prendiamo con beneficio d'inventario, perché per certi versi era anche peggiore dei massoni, per certi versi, il suo pensiero presenta degli aspetti molto, molto tenebrosi, ma su questo giudizio che dà sulla massoneria può anche darsi che avesse ragione. Sicuramente lui questi argomenti li conosceva bene perché li studiava, quindi leggere il suo parere non è su questi argomenti, non è qualcosa di peregrino. Diciamo comunque che qualunque valore che noi possiamo dare all'iniziazione e ai vari riti che praticano i mafiosi, sì, mafiosi, lapsus freudiano, i massoni nelle loro logge, ecco, a prescindere da quelli che sono i riti che praticano nelle loro logge, che io non conosco e neanche mi interessa più di tanto conoscere, se è solo folklore, se hanno invece un significato esoterico. In alcuni so che c'è la magia, diciamo che gli storici della massoneria distinguono due correnti della massoneria. Allora, la massoneria si presenta come un movimento esoterico e quindi gnostico, in senso stretto, in senso ampio del termine gnostico. Poi semmai vedremo che cos'è la gnosi, se vuoi. Certo, Però gli storici distinguono tra una corrente calda e una corrente fredda. Cioè, mentre da una parte ci sarebbe stata, magari a volte convivevano persino nelle stesse logge queste cose, ma una corrente calda, cioè esoterica o addirittura occultistica, in cui queste persone praticavano la magia e poi forme diverse tra di loro di magia. Teniamo conto che per la religione cattolica qualsiasi magia è peccato in quanto idolatria. Quindi anche la magia bianca è un grave peccato di idolatria. Ma ovviamente non tutte le magie sono altrettanto pericolose. Ecco. Quindi c'è anche, come in tutti i mali, c'è una gradazione, no?
Quindi è evidente che fare magia nera sia peggio che fare magia bianca, anche se pure la magia bianca rappresenta qualcosa che è vietato e che potrebbe anche essere pericoloso, ma sicuramente meno della magia nera. Ecco, quindi non sappiamo, ecco, poi c'è anche tutto il fenomeno della magia sessuale, su cui se vuoi diciamo due parole. Certo, comunque c'è questo filone, no, magico della cosiddetta massoneria calda, il filone caldo della massoneria, che però sembra portato avanti più che altro dalle massonerie di frangia, cioè dalle massonerie diciamo un po' periferiche, ma non slegate mai completamente dal grosso delle principali obbedienze massoniche. Comunque c'è sempre qualche contatto, non sono mai due mondi separati, e in queste massonerie di frangia si praticano culti legati alla magia e in alcuni casi si può arrivare anche al satanismo, al luciferismo, a cose di questo tipo. In generale però la massoneria si presenta come un movimento, potremmo dire, in cui il soggettivismo moderno viene per certi versi portato all'estremo. Perché loro dicono di credere in un grande architetto dell'universo, che è una concezione molto vaga di Dio che può essere interpretata sia in senso teista, quindi c'è un Dio trascendente, eccetera, un po' come il nostro Dio cristiano, ma in senso molto vago, in senso teista o deista, come gli illuministi del Settecento. La maggioranza dei massoni sostiene di credere in Dio, in questo Dio, chiamato a volte grande architetto dell'universo. In questo grande architetto dell'universo, che però può essere concepito liberamente in modo diverso, quindi come trascendente, come immanente, in senso panteista, può essere concepito liberamente in modo diverso. Comunque è una vaga idea di Dio, ma il culto vero della massoneria è il culto dell'uomo. Cioè i massoni stessi dicono sì, noi crediamo al grande architetto dell'universo, tutti tranne i francesi, perché la massoneria francese è l'unica che all'inizio del Novecento ha aperto all'ateismo, ha cominciato ad accettare membri atei e alla fine è diventata completamente atea. No? Però a parte la massoneria francese, che è atea ma da tempi relativamente recenti, fine 800, primi 900, strettamente poi legata almeno nella sua corrente principale al Partito Socialista Francese, quindi laicista, atea e vice. Ma a parte questa particolarità della massoneria francese, le massonerie anglosassoni e le massonerie latine, con l'eccezione di quella francese, ma anche quelle, credo, tedesca e se c'è nei paesi orientali, si dichiarano tutte deiste o teiste, cioè credono in un grande architetto dell'universo. Però alla fine questo credo è molto vago, tant'è vero che loro dicono può essere associato a qualsiasi tipo di religione. Per cui loro dicono tu sei cattolico, puoi essere massone. Ovviamente la Chiesa dice che sei cattolico non puoi essere massone, ma loro dicono di sì, che non hanno problemi ad accettare cattolici, non hanno problemi ad accettare protestanti, non hanno problemi ad accettare ortodossi, non hanno problemi ad accettare musulmani, ebrei o indù o qualsiasi altro, buddisti o qualsiasi altra religione. Bravo. Tu puoi essere massone e di qualsiasi religione, perché la loro visione, diciamo, teista è piuttosto vaga. Quindi si può conciliare con tutte le religioni, no? Ognuno si fa il Dio che vuole. Il loro vero culto, per loro stessa missione, è il culto dell'uomo. Loro hanno il culto dell'uomo. Noi dice abbiamo il culto dell'uomo. Abbiamo il culto dell'uomo. Potremmo dire che la loro visione è un pochino quella del filosofo sofista greco, Protagora, che diceva che l'uomo è misura di tutte le cose. Misura di tutte le cose all'uomo, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Quindi l'uomo diventa il centro, che poi è la storia di tutto il soggettivismo moderno, che parte dall'umanesimo rinascimentale e che giunge fino a noi, passando in parte per la riforma protestante di Lutero, dove nonostante tutto è l'individuo, no, con il libero esame ad essere centrale, passando per l'illuminismo naturalmente, e prima ancora per Cartesio, per il razionalismo cartesiano, cogito ergo sum, è l'io che diventa il fondamento della verità, e poi successivamente arrivando fino a noi. Quindi una forma di soggettivismo radicale, di antropocentrismo, in cui si professa il relativismo
è un relativismo, bisogna dire, anche coerente, per il semplice fatto, sia in versione storicista che in versione non storicista, perché questo relativismo è necessario, perché se Dio non è, che è la verità, non è più il centro, rimane lì, si dice, ah, è il nostro grande architetto, però insomma alla fine conta relativamente poco, ma il centro diventa l'uomo, la stessa verità alla fine diventa qualcosa di relativo. Quindi è il soggetto stesso che diventa il padrone della verità e non deve adeguarsi più ad una verità. Però loro sono anche contraddittori, come tutti i relativisti. Loro professano chiaramente il relativismo, che si basa su questo loro soggettivismo, generalmente di base individualista, perché politicamente quasi sempre sono dei liberal democratici. Quindi non sono stati sedotti molto dal comunismo, non sono stati molto sedotti, se non un po' all'inizio, dal fascismo, anche se poi il fascismo li ha messi fuori legge, ma anche il comunismo li ha messi fuori legge. Quindi loro sono molto legati alla liberal democrazia, e tant'è vero che lo stesso Evola, che appunto li conosceva, sosteneva che fossero, in maniera non molto diversa da quello che sosteneva anche Antonio Gramsci, dall'altra parte, pensava che fossero di fatto la base, no? La base nella società del terzo stato, delle rivendicazioni del terzo stato. Il loro zampino nelle rivoluzioni del terzo stato c'è sempre stato, Martino, cioè dalla borghesia. Ti voglio dire una cosa, l'agnosi, che è la base del pensiero massonico, ecco, descrivila in modo semplice, tieni presente, sì, l'ignoranza. Concludo solo una cosa, poi semmai la riprendiamo in un altro momento questa cosa che sto per dire. Nonostante il loro relativismo, come spesso accade, scivolano nell'assolutismo, perché i diritti umani per loro, oltre al trinomio liberté, égalité, fraternité della rivoluzione francese, i diritti umani sono intoccabili. Quindi come sei relativista, ma poi i diritti umani per te sono la verità assoluta. Cioè, evidentemente c'è. Loro comunque in generale si dicono uomini del dubbio. Come uomo del dubbio si definisce Bergoglio e come uomo del dubbio si definiva il cardinal Martini. Bravo. Allora, questo non significa che Bergoglio e Martini siano massoni, ma che fosse nel caso di Martini massone o che sia Bergoglio. Probabilmente c'è stata un'influenza notevole della massoneria diretta o indiretta sui gesuiti e su altre parti del mondo cattolico modernista. Torniamo all'agnosi? Andiamo all'agnosi? Sì, un'ultima cosa. Si dice che Gabriele Martini faceva parte del GOD, Grande Unione Democratico, e Bergoglio aveva ricevuto la tessera onoraria della paramassoneria del Rotary Club International dell'Argentina. Sì, però una tessera onoraria non significa farne parte, no? Cioè, lui l'ha accettata, cosa che non doveva fare, perché evidentemente si riconosceva un po' in quelle idee lì. Però se a me mi portano una tessera onoraria, io posso dire di no, però non è che se tu dici, ah, gli hanno portato la tessera onoraria, vabbè, io non sono dei loro, però è onoraria, diciamo, no? È onoraria. Sicuramente, beh, ma c'è anche Franco Cardini, no? Che è un massone ad honorem, ma non è un vero massone, no? Quindi ce ne sono diversi nel mondo cattolico, perché li ha sempre fiancheggiati. Vabbè, allora torniamo all'agnosi, andiamo all'agnosi. Allora, è un discorso molto lungo, molto complesso. Cerco di essere sintetico, almeno accennarlo, poi semmai ci torneremo. L'agnosi rappresenta una forma di spiritualità, perché dire spiritualità non vuol dire per forza una cosa positiva, perché ci sono delle forme di spiritualità deviate, no? È una forma di spiritualità che viene da molto lontano nella storia, già nasce prima del cristianesimo probabilmente, ma sicuramente poi si diffonde, che propone un'alternativa rispetto alla Chiesa e in generale a tutte le religioni rivelate, istituzionalizzate, proponendo un percorso di autodivinazione dell'uomo, cioè come l'uomo può diventare in un certo senso divino attraverso un percorso a volte iniziatico, a volte anche basato su una dura disciplina e su l'ascesi,
è basato su una sapienza per pochi, una sapienza per pochi. Riprende un po' anche una mentalità che era già dei pitagorici e di altre sette. Bisogna distinguere gnosi e gnosticismo, perché lo gnosticismo è stata la forma di gnosi che ha caratterizzato i primi secoli del cristianesimo. Lo gnosticismo è una forma storica di gnosi, ma non è l'unica. Anche perché lo gnosticismo rappresenta una gnosi di tipo dualista, no? Erano due principi, quello del bene e quello del male. Il demiurgo che aveva creato il mondo, era un demiurgo malvagio perché la materia è cattiva, altro dualismo, no? Tra anima e corpo e tra spirito e materia. In realtà questa forma di gnosticismo, che fu un'eresia gravissima nei primi secoli, non riassume in sé tutta la gnosi, perché poi è proseguito tutto un filone gnostico che con questo gnosticismo non necessariamente c'entra, perché ci sono degli gnostici che rifiutano il dualismo, no? Si considerano monisti e non dualisti, cioè non accettano l'idea che ci siano due principi contrapposti. Ma quello che gli gnostici hanno tutti in comune, monisti, dualisti, delle varie dottrine, perché poi non c'è un papa dello gnosticismo. Quindi ogni corrente ha le sue dottrine che sono un po' diverse l'uno dall'altro. Quello che contraddistingue gli gnostici è la concezione esoterica, per cui loro conoscono dei misteri, conoscono delle vie, no, di autorealizzazione individuale che possono essere insegnati solo da determinati maestri in determinati gruppi ristretti di eletti solo a partire dall'iniziazione. Questo contraddistingue i gruppi gnosi, le varie organizzazioni gnostiche. Ecco, è una forma di spiritualità, come dice lo stesso Evola, no? Che è alternativa al cristianesimo, che al contrario della spiritualità cristiana, che si basa sulla grazia, sulla fede in Cristo e sulla grazia, lì si basa sul proposito di autosalvazione o di autoliberazione, come dicono alcuni, no? Perché la salvazione sarebbe un gradino inferiore alla liberazione. Fatto sta che salvazione o non liberazione, si tratta di qualcosa che viene sì offerto a pochi, sì tramite dei maestri, sì attraverso l'iniziazione, ma poi alla fine è un'autosalvazione dell'uomo, no? È l'uomo che pretende di salvarsi da solo. In ogni forma di gnosi c'è questo aspetto. Da alcuni è apertamente rivendicato come Evola, che lo rivendica apertamente. In altri non è apertamente rivendicato, anzi sembrerebbe il contrario, ma poi emerge. L'esempio più evidente è quello di René Guénon, grande esoterista. Lui era anche, a differenza di Evola, era anche massone, però era meno anticattolico, meno anticristiano di Evola. Tant'è vero che dà anche un giudizio positivo sul Medioevo cristiano. Quindi molti, un po' ingannevolmente, hanno detto: beh, Guénon, allora René Guénon è uno dei nostri, molto cattolici, molti cattolici. Invece non bisogna lasciarsi ingannare, perché comunque in René Guénon c'è una metafisica prevalentemente di origine orientale, indù e anche sufi, che non è compatibile con il cristianesimo, anche perché non considera centrale la figura di Gesù Cristo. È evidente che per il cristiano senza Cristo non ci si salva. Questo è Gesù Cristo, anche quando dicono di rispettarlo, come rispettarne la figura storica, come nel caso di Guénon, però poi lo mettono in un angolo, no? Quindi è evidente che non c'è compatibilità. Però Guénon è molto meno esplicito nell'affermare la superba autodivinazione dell'uomo, no? Rispetto al superomista magico Julius Evola o a altri, fino a pensare a pazzi scatenati come Aleister Crowley, no? Lui è molto più moderato, però anche in Guénon, se noi leggiamo quello che scrive dei sufi e cogliamo alcune righe qua e là, tra le righe emerge, no? Questo desiderio di autodeificazione, che l'uomo in un certo senso può salvarsi da solo e diventare parte del divino, partecipare al divino. Quindi naturalmente per noi cattolici questo è inconcepibile e ci fa anche capire che in fondo c'è un legame tra la gnosi tradizionale o tradizionalista di Guénon e di Evola, che
che rifiuta sdegnosamente le deviazioni della massoneria moderna, sostenendo che la massoneria moderna ha sostenuto le rivoluzioni. E che cosa ha fatto la massoneria moderna sostenendo le rivoluzioni? Ha messo al centro l'uomo. Ha messo al centro l'uomo, predica il culto dell'uomo. E anche l'idea di salvarsi da soli, anche l'idea dell'autodivinazione, in senso più sacrale, in senso più spirituale, ma mette al centro l'uomo onnipotente che può diventare in qualche maniera un superuomo, che diventa tutt'uno con il divino, che si salva da solo, che non ha bisogno della Chiesa, che non ha bisogno di Cristo, che non ha bisogno della grazia. Bravo. Allora, una volta che l'antropocentrismo di questo esoterismo tradizionale si secolarizza attraverso la massoneria, poi diventa rivoluzione. Rivoluzione francese, rivoluzione liberale, rivoluzione dei diritti dell'uomo. Però alla fine c'è sempre il soggetto, c'è sempre il soggettivismo, perché in realtà l'ognosticismo che cos'è? È soggettivismo applicato alla sfera del sacro, in senso lato. Poi anche qui però ci sono gnosticismi diversi, anche c'è anche un gnosticismo infero, satanista o luciferiano, il cui principale esponente è stato, senza ombra di dubbio, nel Novecento, Aleister Crowley, il mago nero inglese che si autodefiniva, e già questo è tutto un programma, la bestia 666, tra l'altro con una certa, come potremmo dire, con una certa superbia, perché credeva di essere l'anticristo, no? Invece non lo era l'anticristo, ma si proponeva di essere l'anticristo, e lì veramente andiamo verso l'infero, no? L'agnosi va verso l'infero. Però anche lì c'è che cosa? Che l'uomo può diventare un dio, no? Anche questi satanisti dicono: seguite noi e diventerete come dei. Quindi quello che unisce l'agnosi di più alto livello, anche intellettuale, no? Che non è completamente disprezzabile, di un genon, ha un'agnosi invece infera e luciferina come quella dei Crowley, sta nel fatto che comunque alla fine c'è sempre l'autodivinazione, c'è sempre il soggetto umano che pretende di diventare da solo parte del divino. E quindi in definitiva che cosa fa? Compie quell'atto di superbia che è l'origine, no, di tutti i mali per la religione cattolica. La superbia è l'origine di tutti i mali, l'avarizia è la radice di tutti i mali. Grazie Matteo. Un'ultima cosa, oggi l'agnosi è diffusissima, quindi oggi la spiritualità praticamente regnante oggi in questo regime, questa creatura segnale che stiamo vivendo, praticamente è quella, è l'agnosi. Cioè l'uomo. Ma cosa ti stai, a quale agnosi ti riferisci però? Ma secondo me. All'agnosi plebea ti riferisci però. Agnosi plebea, però secondo me quella di Crowley. Quella che c'è su internet, quella è agnosi plebea. Quella infera, quella che dicevi tu infera, oggi è evidente. Ah sì, allora ci sono anche dei satanisti che hanno partecipato purtroppo al movimento Novax, che si sono infiltrati nel movimento Novax, si definiscono, loro non si definiscono satanisti perché sono quelli dal volto umano, e quindi se sono satanisti dal volto umano si presentano come guru, come maestri spirituali, non si presentano con le corna o vestiti di nero, non vanno nei, almeno che io sappia, non vanno nei cimiteri di notte, però portano avanti tesi di Crowley e di altri e si definiscono generalmente, siccome satanisti è un po' troppo attira, cioè non è, fa paura la parola satanisti, si definiscono draconiani, luciferiani, cose di questo tipo qui, oppure semplicemente gnostici, guru, esoteristi, no? Vestiti di bianco, non si vestono di scuro, sono sorridenti, vestiti di bianco, però gratta gratta vanno sempre da quelle parti lì, Lucifero, Satana, Set, Shiva, parla di quelle robe lì. Quindi capisci lontano un miglio che insomma alla fine vanno a parlare. Quello che li contraddistingue generalmente è l'utilizzo della magia sessuale, cosa di cui non abbiamo parlato, che è frequente però anche in una branca della massoneria, perché la massoneria cosiddetta, l'abbiamo detto prima, di frangia, utilizza spesso la magia sessuale. Ti volevo dire, per esempio, il prossimo 14 novembre, tu hai parlato anche di magia bianca, ci sarà questa manifestazione che ho letto sulla pagina di Giovanna Arminio, praticamente, la manifestazione venere vincerà di Alessandra Nunzia Nandra Schirò, praticamente,
in cui praticamente tra le cose che mi hanno colpito, la Dea Vera è legata alla Maddalena, che Scusami, stai ridicola. parlando della Schirò, della poliziotta? Sì, la riscriverò, sì. La poliziotta, quella del Novax? Sì, Devi praticamente. spiegarlo perché sennò magari qualcuno che ci sente non lo sa. Sì, la vicequestore scriverò Sì, sì. all'Associazione Persone Donne organizzata, scriverò per il prossimo 14 novembre a Firenze, è un rito magico pubblico, come spiegano gli organizzatori, praticamente Alberto Ferrarini, Bechele Giovagnoli, Alessandra Nunzio Schirò, avvocato Linda Corrias e dottoressa Ermina Ferrari. Molto interessante quello che dice Nunzio Schirò. La Dea Vera è legata alla Maddalena, che è il discepolo prima di Gesù Cristo. Bisogna leggere i Vangeli apocrifi per comprendere perché il cristianesimo che ci è stato trasmesso è frutto della manipolazione degli uomini. Il Santo Graal va interpretato come il ventre della Maddalena. Bisogna partecipare alle manifestazioni di Firenze per svegliare l'energia femminile. Di un rito al quale si partecipa una sciarpa rosa e una candela bianca, con cui ricordano le 30 milioni di streghe, processo proprio tra il Medioevo e il Rinascimento, donne coraggiose, intelligenti, ribelli, eccetera, eccetera. Quindi ci sarà questo rito di magia bianca, vedi com'è? Praticamente anche nelle manifestazioni Novax, cosa c'è? Si è insinuato anche il demonio Beh, e per la. lei è stata invitata da Giletti e dimostrando un'ignoranza senza pari insieme a Giletti, bisogna dire, perché loro dicono i Novax sono ignoranti e Giletti che invece è vaccinista è ignorante quanto la Schirò, insieme a Giletti sostenevano che sono state ammazzate decine di milioni di donne accusate di essere streghe, che è una stupidaggine, no? Nel Medioevo poi dicono in realtà semmai nella prima età moderna, ma ovviamente non erano milioni di donne, erano molte, molte, molte meno. Quindi sparavano cifre, no? In questo modo da ignorare. Lei stessa, sì, da quello che ho capito, si definisce una strega, simpatizza per le streghe, è qualcosa di piuttosto inquietante. Adesso io non è che la conosco, non ho seguito le cose che ha scritto, che cose che ha detto, non vorrei avventurarmi a dire delle cose inesatte. Così a naso è un po' inquietante. Questa è la descrizione degli organizzatori, quindi la manifestazione è di magia bianca, quindi stiamo lontani da quella cosa, procedere a fare Quindi tu dici è magia bianca, è sempre meglio che magia nera, ecco, ringraziamoli. Ecco, capito, vabbè, ecco. Cioè tu dici ringraziamoli perché fanno solo magia bianca, guarda, può darsi. Io non so se lei. no, ci dissociamo completamente, io mi dissocio Sì, completamente. certo, no, ma io stavo scherzando, no, facevo ironia. Sì, certo, ci dissociamo perché ovviamente, ma io guarda, allora io penso questo, che una parte di queste persone sia veramente pericolosa, Bravo. ma un'altra parte è solamente composta da ciarlatani. Quindi, Bravo. cioè, le due cose a volte si mischiano, no? Però molto spesso, diciamo, non dobbiamo, noi adesso girano le teorie sugli UFO. Su internet, anche su Facebook, che gli UFO eccetera avrebbero fatto questo e quell'altro, ma c'è anche quel povero deficiente, quel biglino, no? Che va a raccontare che la Bibbia è stata dettata dagli UFO e ci sono anche persone che ci credono. Quindi è Bravo. proprio vero che quando non credi più in Dio vai a credere a tutto, anche agli UFO. Credono agli UFO, credono alla reincarnazione, No, sono panteisti. Questo non, ovviamente non sono necessariamente dei satanisti. Martino, sulla Schirò mi sono suonate le antenne al discorso che poi è stata esaltata come una santa, praticamente, in piazza San Giovanni, che io conosco molto bene quella piazza, come tu sai, che vado 2 anni a San Giovanni. Quando lei praticamente esaltò il Mahatma Gandhi come esempio di resistenza e cose, lì mi suonò strano. Poi praticamente Giovanna, la bravissima Giovanna Arminia, Beh, anche dei papi conciliari ne sono stato il Mahatma Gandhi, se per quello, eh. addirittura sono in ginocchio, vabbè. Cioè, poteva anche essere una scout per esaltare il Mahatma Gandhi, no? Grande Martino, grande, grazie. Però è peggio, diciamocelo chiaro, eh. Cioè, voglio dire, una che esalta la stregoneria, Certo. non credo che siamo a livelli dei satanisti, cioè siamo un pochino meno, ecco. Sì. Probabilmente è più una cosa di a naso, dico più di facciata che non praticata veramente. Magia bianca. Però è un po' inquietante, ecco, un po' inquietante. Certo. Grazie Martì. Allora facciamo un eterno riposo sempre per l'anima santa di tua madre. Grazie. Bellissima e chiara. Regno eterno in est domini, lux et fabrici est. Request and in pace. Tanti auguri per domani, poi ti chiamerò da Foggia praticamente. Viva Cristo Re, Gianluca Martone, presidente della Sede Cattolica, il grande professore Martino Mora.
Viva Cristo Re, viva San Martino. Viva Cristo Re, viva San Martino e via Martino Mora. In nome del Padre, Figlio e Spirito. Va bene, questo non lo dico da solo, però. Ciao, va bene. Grazie, ciao. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.